dell'azienda Agricola Bianconi Sara, sita in località Il Casello 31, nel comune di Bucine, provincia di Arezzo. Allora, l'azienda, diciamo, è caratterizzata da azienda agricola, quindi vigneti e uliveti. Siamo produttori di vini e di olio extravergine di oliva. Abbiamo una superficie, diciamo, di circa 5 ettari di oliveto e quasi di 3 ettari di vigneti. Vigneti nuovi, impianti nuovi, e in procinto anche nell'immediato, diciamo, di piantare anche altri, di fare altri impianti nuovi. Inoltre l'azienda è caratterizzata dall'agriturismo. L'agriturismo ha 9 unità abitative per un totale di 21 posti letto. Abbiamo iniziato l'agriturismo nel 2006 e diciamo, visto che era un lavoro che principalmente a me piaceva, perché è da 19 anni che lavoro nel campo, da quando avevo 19 anni lavoro nel settore agricolo, ho preso in mano l'azienda di mio marito e dei miei cognati e abbiamo iniziato appunto l'agriturismo, e siccome era un settore che all'epoca andava, c'è stata offerta con la misura 121 nel 2009 l'opportunità di poter ampliare la nostra cantina già esistente e quindi di poter iniziare anche ad imbottigliare il nostro vino e di poter fare anche il locale che vediamo ora per, diciamo, invecchiare e commercializzare il nostro vino. Come lo commercializziamo in maggior parte ai nostri turisti, vendendolo e facendogli delle degustazioni, delle serate a tema. Allora, la misura 121 ci ha dato anche l'opportunità di poter, diciamo, dare una svolta alla nostra azienda. Infatti prima imbottigliavamo il nostro vino con i tir che venivano apposta in azienda, e invece grazie a questo abbiamo acquistato la nostra prima macchina imbottigliatrice e etichettatrice. Inoltre abbiamo acquistato l'attrezzatura agricola, un trattore cingolato e la botte, anche l'automatizzatore per dare i trattamenti, insieme a delle botti in acciaio e delle botti in legno dove diciamo affiniamo la nostra riserva, che è il nostro miglior vino, la nostra miglior produzione. Si deve ringraziare quindi questa opportunità che ci è stata data, e se nell'avvenire, diciamo, visto che siamo ancora giovani, ci potrà verrà dato altre possibilità, e se speriamo il lavoro inizia un po' a riprendere, perché no usufruire di altri finanziamenti.